Giovedì 30 giugno, serata di grandi emozioni al T2. Sono scesi in campo per la terza giornata del girone B gli atleti di Shake Bar e di Caffè Minotti nel primo incontro delle ore 21. Una partita bellissima finita con il risultato di 5-3 per i ragazzi di mister Davide Garofalo. Eccoci qui, siamo con Marcello Federico e Davide Pippanera, che avversari, uno giocatore, uno allenatore di questa partita entusiasmante finita con il risultato di 5-3, scusate, per Shake Bar, che raggiunge 4-3. E mister, la prima vittoria di questo girone molto duro, però che hai giocato le partite tutte benissimo, infatti hai perso 2 di misura e oggi hai vinto ancora di misura. Come giudichi il tuo girone? Sembrerà strano, ma abbiamo vinto la prima partita con la squadra che abbiamo sofferto di più. Era la squadra che più temevo del girone, veramente abbiamo giocato bene, ma loro altrettanto. È stata proprio sofferta. Le prime 2 partite per me sono state la prima di inquadratura della squadra, la seconda molto sfortunata, ma con loro veramente è stata una partita vinta, ma con difficoltà, con grande difficoltà. Marcello, grande girone sofferto, ma no, Davide, rimani qua. Sofferto, ho mancato tutto, dovete aspettare questo risultato per sapere qual è il vostro esito, se passate o non passate, dipende dal risultato degli altri. Sì, sicuramente aspetteremo questo risultato, mi auguro che se la giochino fino in fondo, perché voglio dire, no, sono un girone di contro 4 squadre veramente le più attrezzate da quello che ho potuto vedere. Partita di oggi, a mio avviso, risultato particolare, nel senso abbiamo preso 5 tiri, 5 gol, disattenzioni nostre, quindi colpa assolutamente nostra. Siamo passati in vantaggio, poi siamo andati addirittura 4-1, quindi proprio calo di tensione, come è successo anche dall'altra prima partita, e noi quando giochiamo sotto tensione succede questo. E a mio avviso, voglio dire, una di queste 2 squadre che uscirà è veramente un peccato per la spettacolarità del torneo, più che altro. Ma sicuramente, però quello che ti voglio dire è che le squadre sono tutte abbastanza forti, quindi era prevedibile che uno squadrone veniva fatto fuori. Mi dispiace, magari se siete voi, se sono loro, se sono gli altri, se si potrebbe arrivare a stare tutti a 3, quindi adesso non voglio dare un giudizio, perché io sono organizzatore, cerco il bene del torneo, logicamente. No, mi auguro di poter riuscire a superare il turno, perché secondo me possiamo arrivare fino in fondo. Io te lo auguro e ti faccio in bocca al lupo. Davide, torniamo a noi, Davide. Questa potrebbe essere la tua prima volta che passi un girone al mondiale. Dopo 4 edizioni che hai cercato di passare, hai sempre trovato un avversario tosta al girone, giustamente te la sei giocata. L'unica volta che stavi riuscendo a passare, ti sei infortunato nel portiere, hai perso pure in quel caso. Questa volta capace che poi raggiungere la fase finale del mondiale. Come giudichi questa esperienza del mondiale dal primo ad oggi? L'esperienza del mondiale per me è stata sempre un po' sfortunata, però è stata sempre un'esperienza bellissima, e nonostante tutto che non sono mai riuscito a passare il girone, sono stato, penso, uno dei primi ad iscrivermi ogni anno. Quindi qui finisco, perché ragazzi, sono contento. E io ti auguro, non so adesso come sei combinato. Le prime 2 le ho perse, 2 ne potevo perdere. Cimo. Dovresti. Mister, scusate l'interruzione. Scusate, sei già qualificato, mister, auguri. Lo so, grazie. Non sai come. A posto. Sei qualificato in diretta, ce lo dice la commissione. E comunque vedremo bene se sei qualificato. Sto a 0, lui sta a 1, stanno. Tu stai a 3, buono. Sto a 0. Okay. Differenza di loro stanno a 1. Mister, salute le telecamere. Ciao, scusate tutti. Alle ore 22 si sono affrontati Autovision e SLGS, partita piena di emozioni dove gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese, un clamoroso 10-6 finale per la compagine di capitano Marco Colafranceschi. La classifica finale del girone B è questa: SLGS 9, Shake 3, Caffè Minotti 3, Autovision 3. Per la differenza rete, Autovision è eliminata, Shake Bar arriva seconda, Caffè Minotti arriva terza e approda in semifinale SLGS di mister Lorenzo Spada. Eccoci qui, siamo con Lorenzo Spada, mister di questo SLGS che approda alla semifinale diretta, perché si qualifica come prima del girone B, giusto? B. Sì. Mister. No, una grande partita, però la semifinale già abbiamo perso. Giochiamo contro quello là, perdiamo sicuramente. Quello là chi sarebbe? Quella della persona là, non faccio nome. Possiamo riprendere un attimo? Quello vince il torneo.
Questo, questo è il pianto di Gerusalemme, no? No, vabbè, a parte scherzi, bella partita tirata, cioè, sempre sportiva, abbiamo fatto una grande partita, come sempre, finora, tre partite, anche fortunatamente abbiamo fatto 9 punti. La nostra vittoria, cioè, ha premiato anche la lealtà, tutta la gente che magari vuole dice vanno qua, vanno là, classiche malignità, noi abbiamo vinto, abbiamo fatto 9 punti, il nostro dovere. Mister, mi dispiace Alessandro. Dispiace a tutti per chi viene eliminato, ma purtroppo una deve essere eliminata. E mister, l'ultima domanda. Avrete un turno in meno rispetto alla vostra avversaria in semifinale. Questo è un vantaggio che non dobbiamo sottovalutare in questo tipo di torneo. Assolutamente perché questo è un torneo flash, nel senso che dura 15 giorni e ma chi sta meglio fisicamente... Al di là del torneo flash, ma non è la squadra tutte equilibrate, partite tirate, quindi saltare un turno è un'ottima cosa, anche perché abbiamo Pier Giorgio De Grazia che sta male, quindi è un'ottima cosa. Difatti ho spronato la squadra apposta per questo, perché dovevamo vincere e chiudere la pratica. Sì, perché sì, tanti potevano pensare magari pareggiamo, così noi passiamo, voi passate. Però lo spirito giusto è quello di onorare sempre il torneo, la manifestazione. Ma certo, perché tutti partecipano per, ma voi siamo tra amici, per divertirsi prima di tutto. Ma che... Lorenzo, noi ti facciamo in bocca al lupo. Crepi. E ci mancherebbe, ci vediamo in semifinale. Ci vediamo anche domani. Ciao. Passiamo da Umberto Armesco, il primo eliminato di questa edizione. Sei te con voi compagni di squadra. Sì, noi. Dispiace a noi staff, perché magari tanti giocatori di qualità che avevate voi li perdiamo, però come dicevo prima Lorenzo, una doveva uscire. Siete stati sfortunati perché uscite per differenza reti. Già, avete detto già tutto voi prima, nel senso che la partita è stata bella, tirata come tutte quante, come al solito qui al Mondiale. Abbiamo giocato tutte e due le squadre per vincere, perché era giusto così, insomma, non era in discussione, e hanno vinto, diciamo, i più bravi, quindi anche se noi usciamo, però sicuramente chi è andato avanti è stato più bravo di noi, quindi complimenti a loro. Ringraziamo il vostro sponsor Autovision, che grazie, ogni anno ci accompagna, e io ti auguro che il prossimo anno magari vada meglio. Speriamo, prima o poi riuscirò a vincerlo. Comunque sarò qui a vedere le altre partite, perché siamo tutti amici, quindi ci tengo a venire, insomma. Salutiamo anche il vostro mister, che non ho avuto il modo di vederlo. Ringraziamo e salutiamo Sandro per la partecipazione, e anche gli altri ragazzi e tutti i compagni di squadra. Siete stati gentilissimi ad accettare la partecipazione, perché non era facile accettare una partecipazione così di un torneo molto ad alto livello, con impegni lavorativi di ogni persona. Certo. Comunque noi ringraziamo tutti alla prossima. Ciao.